interesserà più nulla. Ma io l'avevo già tutto nel mio cuore e nella mia mente. Salvatore aveva 18 anni quando mise in tasca la cartolina. Baciò la madre, i fratelli, le sorelle. Il padre no. Era già partito 3 anni prima ed era prigioniero in Africa. Ma vivo, per grazia di Dio. E mandava cartoline con i saluti. Prese il treno con altri 4 ragazzi. Dovevano presentarsi a Reggio Calabria e da lì li avrebbero portati dove dovevano andare. Salvatore Gorizia non sapeva nemmeno dove fosse, come tanti altri di loro che dovevano combattere per la patria. Ci rimasero 4 soli giorni e poi finirono in Slovenia. A Zafferana non aveva mai conosciuto il corpo di una donna in quei suoi 18 anni di vita. A Salvatore parve bellissimo stare dentro il corpo di una femmina così. E non sognò più nient'altro, oltre al paese, la mamma, i suoi fratelli. Ma pensò soprattutto a lei, tutte le notti. Pensava se anche le ragazze del suo paese erano come quella slovena. Occhi verdi, capelli biondici, gambe lunghe e bianche. Ma aveva perso sangue e il tempo passava. L'8 settembre li colse sperduti. Non sapeva più cosa fare della sua vita. Avrebbe dato qualunque cosa per fare ancora l'amore con una ragazza. C'erano in giro i fascisti, ma tutti dicevano che ormai la guerra era persa e se si voleva salvare la pelle bisognava stare lontano da loro e che era meglio andare sulle montagne coi partigiani. A Salvatore lo disse Alessandro, che aveva studiato, era di Udine, parlava in italiano come quelli della radio. Gli disse che bisognava fare così e lui lo fece, perché Mussolini era un porco, lui e tutti i suoi scagnozzi di merda. Sua madre, invece, diceva che solo Mussolini non li aveva fatti morire di fame. Ma lui ascoltò Alessandro. I boschi erano fitti e gelidi d'inverno, ma poi venne l'estate. E tra di loro c'erano anche un bel po' di belle ragazze che andavano e venivano, mezze partigiane pure loro. Ce n'era una bella alta, coi capelli castano scuro. Si chiamava Morena. E la notte Salvatore sognava di fare l'amore con lei, come l'aveva fatto con la slovena. Lui avrebbe voluto dirglielo quanto l'amava, ma non le disse mai niente. Non lo disse neppure ai compagni. Continuò solo a sognare di fare l'amore con lei e la mattina si risvegliava stanco e intontito. E l'avrebbe fatto altre 5 volte ancora e poi 1000 ed altre 10.000. Morirono 3 loro compagni. Furono presi mentre tornavano in paese di notte, sicuri del silenzio e della pace. Li presero i fascisti, li pestarono fino a farli pentire di essere vivi. Poi li ammazzarono senza fargli dire mamma. Uno era Alessandro, il suo vero amico. Morena per un po' non venne. Non seppe niente di lei per un bel pezzo. Pensarono che potesse essere successo qualcosa. A Salvatore continuava a fare l'amore in sogno con lei, tutte le sante notti. Poi tornò, ma non le disse niente. Tanto ormai era finita. Ammazzarono quel porco e maiale di Mussolini. Era per colpa sua se Alessandro era morto e tanti altri compagni. Ma erano morti anche tanti ragazzi fascisti. E se non fosse stato per Alessandro, anche lui sarebbe finito tra loro. Ora Salvatore poteva tornare a casa. C'erano i treni, la gente rideva. Morena rideva anche lei, ma lui non le disse niente. Lo disse a Paolina, che non aveva i capelli bruni, ma chiari chiari, come stoppia. La carnagione bianchissima, il corpo magro e i seni piccoli. Era stato al Duccio a prenderlo per il culo e dirgli «Non lo vedi che la Paolina sta morendo per te? Non lo vedi che è una brava ragazza e tu, che sei così nero, con lei faresti dei figli un po' neri e un po' bianchi, che sarebbero una bellezza?» E si innamorò in quel solo attimo. E incominciarono ad uscire insieme. La mamma di Paolina gli trovò subito da dormire e lavorare. Lui era timido, parlava poco, anche perché lo scherzavano per quell'accento siciliano. Ma aveva un sorriso malinconico che ti faceva venire voglia di abbracciarlo. E anche la madre di Paolina si era innamorata di lui e gli voleva bene come se fosse un figlio suo. Si sposarono subito, nella chiesetta mezza distrutta dalla guerra. Per gli sposini fu approntata una piccola carrozza per arrivare a Monfalcone e lì un cugino di Paolina gli avrebbe prestato la moto per il viaggio di nozze, tra tutti i parenti della zona. Ma arrivati lì dal cugino con la moto, si fermarono a dormire a casa sua. Il cugino rideva perché la prima notte ancora non l'avevano consumata. Diede loro ridendo il letto suo e di sua moglie e scherzò con Salvatore. «Non me lo smontare, però!» E Salvatore divenne tutto rosso. E fu quella notte che concepirono Carmine. E fu troppo dolce, poi, anche quel dormire. La terza notte.